Presidente, questo è probabilmente il momento conclusivo di 5 anni che lei ha già detto straordinari, intensi, carichi anche di significato per il territorio. Sì, sicuramente sì, un'esperienza esaltante a livello personale che mi porto dietro e ringrazio Dio per avermi dato questa possibilità e le migliaia di cittadini che 5 anni fa hanno deciso di darmi questo ruolo così particolare. Certo, sarebbe potuto fare molto di più, tant'altro, ma non dobbiamo mai dimenticare da dove siamo partiti. Ora io con la coscienza a posto lascio alla conferenza dei sindaci una provincia, un ente fatto di persone serie, per bene, di gente onesta che ha fatto il massimo che poteva visto le condizioni date. Mi auguro che chi verrà dopo di noi sarà posto nelle stesse condizioni, anzi migliori, di poter soddisfare sempre di più le esigenze emergenti di questo territorio. Un dato è sicuramente incontestabile, questa provincia con tutti i problemi di cui lei ha già parlato è riuscita a mettere insieme un territorio che adesso è molto più compatto, coeso, unito rispetto a 5 anni fa. Sicuramente sì, la provincia ha contribuito a questa identità territoriale che ci mette nelle condizioni di poter competere alla pari con la città metropolitana nascente di Bari e con le province storiche come quella di Foggia, Lecce, Brindisi e Taranto. Un pezzo della nostra Puglia che sicuramente ha tanti primati, ancora tanta strada da fare, ma noi siamo più che questo perché il nostro impegno in politica continua. Prefetto, questo territorio oggi vive una pagina importante della sua storia con il racconto dei risultati degli ultimi 5 anni. Indubbiamente c'è un dato che va rimarcato, questo territorio è molto più compatto di 5 anni fa, si pensa come un territorio unito. Sì, diciamo si chiude una pagina di questa storia recente, perché la provincia è stata appena costituita e ci è voluto ovviamente un grosso sforzo, un grosso impegno da parte delle istituzioni ma anche delle comunità del territorio che hanno collaborato. Il territorio sì, è più coeso e quindi questo rimane anche nel futuro. Si aprono nuove prospettive, quindi noi dobbiamo avere fiducia nelle sensibilità istituzionali, nelle persone che rappresentano e che rappresenteranno le nuove istituzioni e questo lo dobbiamo per le nuove generazioni. Segretario, che succede ora alla provincia? Ora alla provincia ci saranno queste votazioni che si terranno il 12 ottobre, saranno come ormai noto ai più delle elezioni cosiddette indirette di secondo grado, per cui non voteranno più i cittadini ma l'elettorato passivo sarà costituito dai consiglieri comunali facenti parte dei 10 comuni della provincia e dai sindaci appunto dei 10 comuni che eleggeranno 12 consiglieri provinciali unitamente al nuovo presidente che necessariamente dovrà essere uno dei sindaci dei 10 comuni. In un'ottica appunto di spending review il nuovo presidente manterrà la duplice carica appunto di sindaco e di presidente. Le funzioni resteranno esattamente quelle che sono fino a quando il Parlamento non avrà deciso? Allora, veramente le funzioni ci sono state, peraltro, delle funzioni aggiuntive che la legge del Rio, la legge 56, ci ha riconosciuto. Ora, la regione si dovrà pronunciarsi in ordine alle funzioni che ad oggi erano delegate alla provincia e pertanto saranno determinati gli ambiti. Il rischio che si corre è che la situazione non sarà uniforme in tutto il territorio italiano, nel senso che ci saranno regioni che si determineranno in un senso e altre che potranno determinarsi in un altro senso. Spesso si sente dire che quando manca la politica i dirigenti sono lontani dalla vita di tutti i giorni dei cittadini. Vogliamo sfatare questo mito? Guardi, io non mi sento lontana e l'esperienza BAT ritengo che esprima proprio questa caratteristica, forse diciamo ci siamo distinti in questo perché probabilmente spesso siamo stati in quanto un po' distonici rispetto al contesto perché siamo stati un ente di nuova istituzione dove non c'era nulla. Ecco, vorrei chiusare così, Zygmunt Bauman ieri ha detto
che il futuro non esiste, il futuro si costruisce. 5 anni fa la BAT non esisteva, ora esiste. Quindi non ritengo che la classe burocratica, che in primis si è spesa, sia stata lontana dai cittadini. Sindaco, è un capitolo della provincia che si chiude, quello di oggi, ma già si deve pensare al domani. Sì, bisogna pensare al domani perché le emergenze, i bisogni, le domande hanno bisogno di risposte, pubbliche, hanno bisogno di risposte di responsabilità, di coinvolgimento, di democrazia. E questo può offrirle, fino a quando non ci sarà una diversa articolazione dello Stato, le strutture che ci sono, che hanno le competenze, che hanno le funzioni, che hanno le risorse. E la provincia c'è ancora, con le sue funzioni. Queste funzioni debbono essere esercitate, perché la gente non sta ad aspettare che la provincia venga cancellata dalla riforma della Costituzione, e quindi dobbiamo andare avanti nel rispetto delle aspirazioni della nostra terra, e dobbiamo andare avanti a dare le risposte a questi ragazzi, insomma alle loro famiglie, e in quanto tali, anche in quanto appartenenti a una comunità, dare delle risposte a tutte le nostre comunità, alla collettività nel suo insieme. Sindaco, come immagina la sua provincia? No, io non. La mia provincia è quella che immaginano i cittadini, quella di cui i cittadini hanno bisogno.